Amici di BCR Magazine, 9 ottobre 2010, San Giorgio del Sannio. Oggi siamo qui perché l'abbiamo sognato, ci abbiamo giocato, è stato nel nostro immaginario fin da quando eravamo bambini. Finalmente è arrivato anche nel Sannio Mazinga. Mazinga! Signore e signori, buongiorno. Stiamo qui per omaggiare quest'opera d'arte, questo commilitone bianco e fiero, il guerriero sannita. All'entrata del paese, no guerriero commilitone, oh guardi quanto è bello, fa proprio impressione. Fa tutto un posaiuolo, con l'armatura ben vistuto, tene l'elmo fiero in capo, pare proprio un cornuto. Lo scudo in coppa alla coscia, sguardo dritto e fiero, veri chi ha la passa, te la posa di condottiero. Guerriero combattivo, a così isso dice S, ma noi che lo conoscimmo lo chiamammo Mazinga S. Altezzoso lottatore, ma a conquista della libertà, ci decimmo lassa sta, senza democrazia e comunità. Scosta Gesù Cristo e a croce di ferro pare i ralle, a così che pure i prevedi ci hanno buttate le spalle. Virim ci abbascia la croce, riceva chi eva a faticà, non milo, non torce i pane da spartere a metà. A terra è rialata, pavesto protettore, cada guerriero dei sanniti, si ritrova custode del trattore. E che stè? Allora, siamo di fronte alla statua del guerriero, fantomatico guerriero sannita, che da qualche settimana capeggia in un incrocio all'inizio di San Giorgio del Sannio, comune dell'Interland Beneventano. E siamo con Elvira Santagnello, che è responsabile della rete Rose Rosse Campania. È qui per un motivo in particolare, perché più tralasciando i motivi per i quali il guerriero è stato messo in questo luogo, i committenti del guerriero, il suolo, insomma, tralasciando vari aspetti che soprattutto i critici del guerriero hanno espresso anche molto volentieri su internet e sulla stampa locale, noi siamo qui per un motivo fondamentale, perché Elvira è un'esperta, oltre alla laurea e ai suoi hobby, diciamo, in questo modo, di storia antica e di storia sannita. Quindi in realtà ci spiegherà prima di tutto qual è l'errore fondamentale di questa statua, che più che la statua in sé per sé è più che altro l'epitaffio che si trova ai piedi della statua, e passo la parola a lei che ci spiegherà il tutto. Allora, la questione è questa. Io chiarisco innanzitutto che la mia è una passione, quella dell'approfondimento storico, quindi non potrei anche non essere coerente fino alla fine, però qui in questo epitaffio c'è scritto che il guerriero sannita è combattivo ed eroicamente proteso a costruire la propria dignità e a lottare per la libertà. Allora, dalle poche informazioni, perché poche sono quelle che abbiamo sulla storia sannita, e sono comunque informazioni che sono state scritte da romani, quindi da latini, quindi dalla controparte dei sanniti, e anche dalle poche rilevanze archeologiche che abbiamo, a noi risulta che il popolo sannita fosse un popolo di contadini, di pastori, e che prima delle grosse legislazioni sociali portate avanti da Roma fossero in piccolo una piccola Roma, nel senso che davano grande importanza all'armonia sociale. La loro caratteristica fondamentale era la democrazia e in particolare il rispetto per gli anziani, che erano chiaramente le persone più sagge del villaggio, dell'oppidum sannita. E quindi vengono a determinare due caratteristiche fondamentali: la democrazia, con il grande rispetto per i cittadini, nel senso che durante le assemblee tutti erano tutti potevano intervenire e anche contrastare chiaramente chi era il capo del villaggio, e questo è un aspetto che per San Giorgio è fondamentale. E poi abbiamo detto il discorso della combattività, che è stato in questo caso utilizzato non propriamente, diciamo impropriamente, perché il discorso della combattività del guerriero sannita viene in un secondo momento. Solo i sanniti attaccano solo quando vengono attaccati da Roma, solo quando viene messa in discussione le loro strutture sociali e le loro strutture di le loro città, il loro
fuori l'oro oppida, e questo è quello che mi premeva sottolineare. Mi preme anche sottolineare una cosa, che il mio intervento sulla stampa, che è stato un intervento storico, è stato l'unico ad avere appoggio anche extra regione, da un movimento che si chiama Movimento Sannita, Movimento Guerriero Sannita, che si occupa di cultura sannita e che ha sede a Campobasso, e che mi piace sottolineare questa cosa, perché Rete Rose Rosse vuole anche avere un aspetto interregionale, si caratterizza come aspetto interregionale, e il discorso dei sanniti ci favorisce, perché ci dà proprio questo contatto anche con regioni, con altre regioni. Elvira, una cosa che ti volevo sottolineare, senza entrare ovviamente, ripeto, nel lavoro dell'amministrazione, che negli anni sarà stato quello che è stato, con i pro e i contro sicuramente, la cosa carina è che tu facevi evidenziare anche con un certo tono sarcastico, diciamo, nel comunicato che ci è arrivato insieme a tutti gli altri organi di stampa, è quello che in un epitaffio dove viene glorificato in un certo senso il guerriero sannita, poco poco alla fine viene glorificato anche un pochettino l'amministrazione comunale, cioè con futura memoria del sindaco e dell'amministrazione comunale Posero, come facevi intendere tu, voler porre più che una statua alla memoria sannita, una statua all'amministrazione sannita, però ripeto, con tutto quello che ha fatto, quindi c'è pure un certo controsenso in questo caso, voglio dire, cioè un contrappasso tra quello che è stato il passato. Certo. Diciamo che avrebbero potuto evitare questa parte finale, sarebbe stato più carino proprio evitarla, e se di Guerriero Sannita si deve parlare, che si parli solo di Guerriero Sannita e basta. Senti, una cosa poi interessante è che al di là della fine che farà questa statua, a noi sono giunte voci, non ci mettiamo la mano sul fuoco perché non siamo esperti di rete civica, di quello che sia, però pare che sia posta anche in un luogo in cui è vietato. Questo risulta anche a me, pare, anzi, diciamo, è uscito un articolo sulla stampa in cui un consigliere comunale di minoranza ha chiesto proprio ufficialmente in consiglio comunale la rimozione della statua, perché sembra, questo non l'ho verificato, però comunque se è uscito sulla stampa una certa veridicità ci dovrebbe essere, che un qualsiasi monumento non possa essere eretto all'incrocio di una strada provinciale con una strada statale, e sembra che questo sia il caso in oggetto. Anche perché la strada, voglio dire, l'incrocio nemmeno di quello dei più semplici a San Giorgio sarà forse anche quello più trafficato, perché c'è l'ingresso alla superstrada per Benevento. Chi viene da San Giorgio e si reca sulla via Appia, diciamo, è naturalmente attratto da questa figura bianca, e quindi può essere vittima di una può deconcentrarsi durante la guida e quindi essere anche causa di incidente. Senti un'altra cosa, noi come BCR Magazine ovviamente adesso stiamo ascoltando una parte, ci farà piacere anche ascoltare la controparte più che dell'amministrazione, anche magari dei fautori di tale statua, e quello che magari, non so se tu ne sei a conoscenza, ci sono dei fautori che addirittura auspicano che un lavoro del genere uguale venga replicato anche in altre zone del Sannio. A questo punto magari un'accortezza che si potrebbe avere è quella di non porre un epitaffio del genere, cioè di non porre alla qualità... Dire la verità, cioè sottolinea, se un monumento per chi fa cultura deve simboleggiare un elemento della propria cultura, in questo caso la cultura sannita, dovrebbe essere sottolineata, non direi tanto l'aspetto combattivo, ma più che altro l'aspetto della democrazia interna, che è un aspetto che nei nostri territori, nell'Italia tutta, è un concetto molto forte che dovrebbe continuare a crescere nella cittadinanza. Diciamoci tutta, però al di là sarà veritiero quanto vuoi tu, ma se corna sono proprio brutta. Ma le corna, diciamo che in origine quelle erano delle piume d'aquila, in questo caso capisco l'utilizzo della materia dura, però non danno l'impressione di essere delle piume. È stata un'aquila sannita forse. un'aquila d'acciaio.